Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo insieme come realizzare la colomba di Pasqua con il lievito di birra. Troverete tutti gli ingredienti e il procedimento nell'info box. La prima cosa da fare è realizzare il primo impasto, quindi prendete il lievito di birra e scioglietelo dentro all'acqua tiepida. Dentro ad una ciotola mettete la farina manitoba, create una piccola fontana e versate al suo interno il lievito sciolto nell'acqua. Iniziate ad impastare fino a che non otterrete un panetto omogeneo e liscio. Mettete il panetto dentro una ciotola, coprite con pellicola per alimenti e aspettate che raddoppi il volume. Ci vorranno circa 2 ore. Nel forno spento con la luce accesa andrà benissimo. Mettete all'interno della planetaria munita con il gancio il primo impasto ormai lievitato. Aggiungete la farina manitoba, lo zucchero. Iniziate a far girare la planetaria alla prima velocità. È il momento di inserire i tuorli d'uovo, mi raccomando, uno per volta. Non inserite il secondo tuorlo fino a che il primo non è completamente assorbito dall'impasto. Iniziate ad aggiungere l'acqua tiepida, poca per volta. Alternate la prima e la seconda velocità della planetaria. Una volta terminata l'acqua, il vostro impasto sarà bello liscio e inizierà ad incordarsi. Aggiungete quindi il burro morbido, leggermente montato con una forchetta, a piccole dosi. Dovrete ottenere questo risultato, un panetto liscio ed elastico. Coprite con pellicola e fate raddoppiare il volume dentro al cestello della planetaria. A volume raddoppiato, rimettete il cestello nella planetaria ed aggiungete la farina manitoba, lo zucchero, un pizzico di sale, una bustina di vanillina oppure i semi di una bacca di vaniglia e una fiala di aroma colomba. Azionate la planetaria alla prima velocità. Aggiungete adesso i tuorli d'uovo, come per il secondo impasto, uno per volta. Adesso è il momento di aggiungere l'acqua tiepida, sempre poca per volta, mi raccomando. Alternate la prima e la seconda velocità della planetaria. È
è il momento del burro, sempre montato con una forchetta e sempre a piccole dosi. Come vedete, l'impasto inizia a staccarsi dalle pareti del cestello della planetaria. A questo punto potete aggiungere i vostri canditi. Fate lavorare la planetaria ancora per 2 minuti. Prendete l'impasto e mettetelo su un piano da lavoro imburrato, ungetevi anche le mani con del burro fuso e iniziate a dare le prime pieghe. Sollevate l'impasto e ripiegatelo su se stesso. Io l'ho fatto per 10-12 volte, poi mettetelo in un contenitore imburrato, coperto con pellicola o con coperchio e fate lievitare in frigorifero per 16 ore. Passato il tempo di riposo in frigorifero, mettete il vostro impasto nel forno spento con la luce accesa per 3 ore. Prendete il vostro stampo, che sarà da 750 grammi, sempre con il burro morbido preparate il vostro piano da lavoro e prendete l'impasto. Allargate leggermente il vostro impasto e suddividetelo in 2 parti, una più grande e una più piccola. Quella più grande formerà il corpo della vostra colomba, mentre quella più piccola, che verrà divisa in 2 parti uguali, formerà le 2 ali della colomba. Iniziate con il corpo della colomba, fate poche pieghe di rinforzo e cercate di creare un cilindro. Prendete il vostro cilindro e posizionatelo dentro allo stampo. Create adesso le ali della vostra colomba, esattamente come il corpo, quindi fate poche pieghe di rinforzo e cercate di arrotolare su se stessa la pasta per creare il cilindro. Una volta creata l'ala, posizionatela dentro allo stampo. Coprite con pellicola la vostra colomba e fatela lievitare fino a che non raggiunge 1 centimetro dal bordo. Andrà benissimo il forno spento con la luce accesa. Preparate adesso la glassa, quindi unite in un mixer le mandorle, le nocciole e lo zucchero di canna. Mettete in una ciotola le mandorle e le nocciole tritate, aggiungete l'amido di mais, la farina di mais fioretto,
assaporate tutti gli ingredienti con le fruste. Dovrete ottenere questa consistenza. Mettete con molta delicatezza la glassa sopra la colomba. Aggiungete le mandorle e lo zucchero in granella. Infornate a 160 gradi per 60 minuti. Coprite la colomba con alluminio gli ultimi 10 minuti di cottura. Sfornate la vostra colomba e con l'aiuto di un forchettone oppure di due spiedini capovolgetela e fatela completamente raffreddare. Ed ecco pronta la vostra colomba di Pasqua, molto profumata e davvero soffice. Se il video ti è piaciuto, ti ricordo di mettere un bel like, di lasciare un commento se ti va e di iscriverti al canale. Io ti saluto e alla prossima video ricetta. Ciao!